Quella di oggi è stata l'occasione per salutare, per ringraziare gli elettori che hanno votato la vostra lista, ma probabilmente anche per togliersi qualche sassolino dai piedi. Sì, allora, primo ringraziare, che ha più valenza, perché un successo elettorale così non se l'aspettava nessuno al primo turno, avere il 20%, un personaggio che non aveva mai fatto politica e che aveva fatto coagulare attorno a sé personaggi di estrazione politica totalmente diversa. Quindi mi sento di ringraziarli, noi abbiamo fatto secondi, poi col voto disgiunto mirato a privilegiare Ferrara affinché mi sorpassasse, sono portati al ballottaggio, quindi primo ringraziamento. Il secondo, il sassolino, è una pietra, è un macigno, perché io sono stato portato a trattare con Diego Ferrara e col centro-sinistra, pur essendo un civico che non si vuole esporre, mettendo a repentaglio un'amicizia con una costola della mia coalizione, che era Mauro Febbo, che mi aveva detto: rimaniamo civici, non trattiamo né con Di Stefano né con Ferrara, per essere uniformi e coerenti a un certo discorso. Io invece per educazione sono andato alla convocazione di Diego Ferrara e la convocazione ha portato a una trattativa. La trattativa ci ha visto convergere su programmi, schemi, riconoscimenti del peso elettorale, cioè una convergenza totale. Allora io per correttezza chiamo Mauro Febbo e dico: Mauro, io ho raggiunto un'intesa. E lui mi ha detto: non mi fare questo, perché io come faccio a raggiungere un'intesa, anche se programmatica, su Chieti, che mi porta però a essere di sinistra? Io, se tu ti schieri là, diventi un uomo di sinistra. E allora io ho preferito schierarmi a sinistra, discutere con Mauro Febbo e etichettarmi di sinistra, perché c'era una convergenza di programmi per la mia città. Non faccio l'imprenditore, non fa niente, non faccio il politico, la mia città. Sabato sera vado a letto dispiaciuto perché avevo incrinato un'amicizia, ma molto soddisfatto perché gli altri tre della coalizione, Ricci, Marzoli e il nostro gruppo, avevano accettato a livello politico questa scelta. Domenica mattina andiamo al comune per firmare l'apparentamento ufficiale, perché così è, dove si sancisce quello programmato. Alle 11.40 Ferrara mi dice: abbiamo ripensato a tutto ciò. Peggio dell'asilo infantile. E questo non è un sassolino, è un macigno. Poi la città interpreterà perché, che è successo, non lo so. Vedendo chi si è associato, penso che i Malini possono aver pure ragione, ma io non lo so. Quindi non lo so se c'è arrivato un altro personaggio da Pescara che ha monopolizzato il personaggio politico, oppure c'è quell'altro giochetto che mi hanno detto gli amici miei. Io me la farò l'idea, io me la sono fatta. Certo è che, come hanno detto quelli della sinistra, avete sentito, cioè loro sono di sinistra, Ferrara aveva una coalizione di sinistra che gli si proponeva con un 20% meno il Febbo, comunque 15%, e ti carichi gente di destra, perché la vedete, ci sono ex fascisti, Missini e compagnia bella. C'è qualcosa di stranissimo in questa coalizione. Non è un minestrone come gli esperti su Facebook, voi siete tanti, ecco, lavorate sui social. A Chieti i social sono gestiti da uno che fa parte di quella competizione e da gente che è vicina alla sinistra. Quindi a me mi hanno solo massacrato, ero ultimo a tutti i sondaggi. Bruno Di Orio vota quello che vi ho detto, è implicito, no? Come faccio a votare uno che mi fa il malliscio davanti e dirmi della coltellata? Facciamo il nome. Non voto Diego Ferrara. Mi sembra chiaro.